Perugia, finale dei 100 metri. 10 secondi e 9 decimi non è un gran tempo per aspirare alla vittoria nei campionati europei, ma Leccese è ugualmente soddisfatto di essere giunto primo. 110 a ostacoli, vittoria del favorito, albanese, un abbonato ai 15 netti. Ma a Bruxelles, impegnato più a fondo, rosicchierà qualche decimo, ne fa solenne promessa. La velocità della rincorsa influisce sulla lunghezza del salto. Proiettarsi in avanti, ecco il segreto della caduta. Con questo accorgimento Ardizzone si aggiudica la vittoria. 7 metri e un centimetro. Per Bruxelles poche le speranze italiane nel lancio del giavellotto. Ma il vecchio Matteucci promette di superare nettamente i 62 metri e 7 centimetri oggi toccati con vento contrario e un polso lussato. Nel lancio del peso, Taddia non ha rivali in Italia, ma ne troverà e fortissimi a Bruxelles. Uscito di pedana, Oberweger, il tecnico della federazione, gli suggerisce come frenare l'impulso dopo il lancio. Detto e fatto, e la misura è buona, 55 metri e 33. E questi sono i migliori discopoli d'Europa. Ottimo il lancio di Consolini, 53 e 33. Ma quello di Tosi è leggermente migliore, 53 e 36. O l'uno o l'altro a Bruxelles certezza di vittoria.